Gabbiadini, Gabbiadini, lancia vai, sulla vai. destra, ancora una Non c'è il volta il problema. Greco, ancora Gabbiadini in area di rigore, da solo il tiro esterno della Mamma rete, mia. Seconda occasione del Bologna in 3 minuti per passare in vantaggio. Gargano spazza l'area di rigore, diventa un assist per il colpo di testa di Ma che giocatore si è andato a prendere? Ma uno che va a prendere Gargano, ma come fai? Ma cosa ha fatto? Ma io non lo so, ragazzi. L'ha svirgolata a momenti di... Ci ha fatto prendere un colpo. Ma è pazzesco, è pazzesco. Un giocatore inutile, completamente inutile. Pericoloso. Pericoloso perché per fa noi. Danni alla tua squadra. Occasioni da gol, è laconicamente mi piace che vuoto. Poi il genio nostro della panchina è lì in piedi che guarda, com'è che sembra fai? Mummificato. Però non dimenticare, non fa nulla, ma non dimenticare Elio che è ben consigliato anche da Baresi. Zanetti allarga sulla destra per Ranocchia in posizione di ala, pallone all'indietro per Spinotto, Cassano stoppa ma la palla serve Stankovic, limite l'area di Radecchi, troppo tempo Dechi sbaglia, era da solo al limite della rigore senza nessuno davanti per stoppare, tirare, ci ha messo troppo ed è stato chiuso, siamo già dall'altra parte, attenzione che Pereira è solo contro due, pallone per Girardino in area, passaggio in mezzo, Ranocchia anticipa Gabbiadini, mamma mia, difesa dell'Inter scoperta, fuori gioco. Allora dobbiamo subito correre a San Siro da Filippo Tramontana. 12° minuto, 1-0 per il Bologna. L'Inter guarda, è l'assist perfetto per Gilardino che batte di prima e riesce a segnare il gol dell'1-0. Sospetto però sulla posizione di Gilardino che pareva essere in fuorigioco. Rivediamo adesso. No, Filippo. No, perché c'è Zanetti. No. Zanetti che lo piede oltre. Il piede oltre, però è una roba millimetrica. Love the way they all keep talking. Everybody likes the sound, but no one ever hears me crying.